Buonasera a tutti, come vi ho promesso, vi faremo vedere, vi farò vedere la preparazione dei tortelli di zucca e del risotto alle zucche. In questo caso, in questo video, in questo piccolo step, vi farò vedere come prepariamo il ripieno appunto dei tortelli di zucca, che è un ripieno particolare perché io lo preparo come mi hanno insegnato a scuola, quindi come più o meno è nella tradizione mantovana. Ecco, questi sono gli ingredienti che noi abbiamo già preparato in precedenza. Quindi vedete, qua abbiamo la zucca, che adesso vi spiego come è stata cotta e come è stata preparata. Qua è solo zucca. Poi abbiamo 50 grammi di parmigiano reggiano, magari chi si vuole segnare le dosi, quindi 50 grammi. Poi abbiamo 50 grammi di pane grattugiato. E che a proposito del pane grattugiato, voglio dirvi una cosa molto importante, perché in quasi tutte le ricette che voi andrete a vedere troverete che questo ingrediente deve essere aggiunto in caso di necessità. Io vi consiglio di aggiungerlo perché è un ingrediente importante poi per mantenere tutta la consistenza dell'impasto, anche se la zucca poi è abbastanza asciutta. Quindi non è per me, quando lo preparo io, un'opzione, ma è proprio parte degli ingredienti dell'impasto. Poi apriamo, vedete, 20 grammi, ripeto se volete segnare, 20 grammi di amaretti di tipo duro che abbiamo, vedete, già ridotto in polvere, quindi vanno ridotti in polvere. Poi abbiamo la noce moscata intera, come ho già spiegato in un video, perché così sprigiona più essenze. Abbiamo il pepe nero, sempre intero, che poi grattugeremo al momento, sempre per avere un maggiore effetto. E infine abbiamo l'ingrediente principe, l'ingrediente segreto più importante a mio avviso, che appunto vedete è la mostarda mantovana, che è una mostarda di mele che viene preparata con la senape, che quindi ha un gusto piccante e che fa parte proprio della ricetta originale dei ravioli che vengono preparati a Mantova. Quindi adesso in un altro pezzettino vi farò vedere proprio come prepareremo questo ripieno. Allora, partiamo con le zucche. Vedete, qua abbiamo la zucca, poi nel video completo vedete tutti i passaggi in modo preciso. Questa è solo la parte dove proveremo l'impasto, quindi non vedete tutto. Vedete che è abbastanza asciutta e sotto abbiamo del liquido che è caduto. Quindi questa zucca è stata praticamente infornata. Abbiamo preso 700 grammi di zucca, ne abbiamo infornati a 170 gradi per una mezz'oretta, poi frullata e messa in uno scolapasta proprio per farla scolare. In 2-3 ore, vedete, quindi è caduto tutto questo liquido che, se sarebbe andato all'interno dell'impasto, naturalmente sarebbe stato poi troppo fluido. Quindi l'abbiamo fatta scolare per questo motivo. Dei 700 grammi, adesso sono rimasti circa 300 grammi che andiamo a mettere in una ciotola, perché naturalmente la zucca è fatta al 90% di acqua, quindi quando la andiamo a cuocere ovviamente quella parte di acqua viene persa. E di 700 grammi, vedete, sono rimasti quindi più o meno 300 grammi. A questo punto andiamo ad aggiungere uno ad uno tutti gli altri ingredienti. Iniziamo dalle spezie, quindi dalla noce moscata. Ecco, vi consiglio di prenderla intera perché, ripeto, rilascia l'aroma. Andiamo a grattugiare. Questo poi è una cosa che andrà fatta a piacimento, perché non c'è una dose di noce moscata. Io ovviamente, avendo studiato, mi regolo un po' ad hoc. Diciamo che grattugiando dovete più o meno coprire in modo uniforme tutta la superficie. Ecco, una volta messa la noce moscata, mettiamo allo stesso modo un po' di pepe nero. Andiamo a prendere un po' di sale, che ho dimenticato. Andiamo a mettere poco sale perché deve essere un piatto dolce, quindi bastano un paio di grammi, 2 o 3 grammi. E a questo punto, quando abbiamo unito le spezie, andiamo, vedete, a mescolare in modo da far assorbire tutte le spezie. Lasciamo riposare, nel frattempo andiamo a tritare
la mostarda, farla a pezzettini, deve essere fatta a pezzettini piccoli. Ecco, quando avremo finito di toglierla tutta, riprenderemo il video e vi faremo vedere come la completiamo. Allora, ecco, ci siamo, abbiamo tritato, vedete, la mostarda in maniera molto sottile e vedete che ha una consistenza collosa, che poi questa consistenza praticamente ci aiuterà a rendere l'impasto, diciamo, più stabile. Andiamo ad unire quindi la mostarda all'impasto. Andiamo a mescolare. Ecco, a questo punto uniamo un po' di scorza di limone, che non vi ho detto, ma è un altro segreto, è un'altra cosa che ci vuole. Andiamo a grattugiare, quindi pochissima scorza, non ce ne vuole tanto, altrimenti poi roviniamo il composto. Andiamo a mescolare. A questo punto uniamo la granella di amaretti, ripeto che sono quindi 20 grammi che abbiamo tritato, sono questi piccoli amaretti che trovate in tutti i negozi, mi raccomando, devono essere duri. Abbiamo tritato e andiamo quindi a mescolare, ecco, gli amaretti alla zucca. Mettiamo poi 50 g di parmigiano. E infine 50 g di pane grattugiato. A questo punto lavoriamo un po' con le mani, così ci rendiamo anche conto della consistenza. E a questo punto vedete, l'impasto è pronto. Adesso la cosa importante è che non va utilizzato subito, ma deve essere fatto riposare almeno 8 ore in frigo. No? Lo metteremo adesso e poi lo utilizzeremo domani. Vedete, questa è la consistenza. Poi domani sarà ancora meglio e poi, diciamo, è quello che andrà all'interno dei nostri tortelli. Quindi poi procederemo domani, cioè domani, in questo video lo vedete tutto di continuo. Ripeto, questo è un pezzettino che abbiamo fatto per farlo vedere. Poi ci sarà un video completo e in questo, quindi proseguendo, vedrete tutto il resto delle ricette. Grazie.